È il 31 ottobre del 2002, quando il crollo di una scuola elementare in Molise riporta con drammaticità l'attenzione dell'opinione pubblica sulla sicurezza scolastica. Un terremoto dell'ottavo grado della scala Mercalli fa tremare la regione. In tutta la zona crolla un solo edificio, l'Istituto Francesco Iovine di San Giuliano di Puglia, per errori nella ristrutturazione. Il bilancio delle vittime è tragico. 27 bambini e una maestra, oltre a 35 feriti, molti dei quali con lesioni permanenti. In quell'anno, Cittadinanza Attiva dà il via al progetto Imparare Sicuri, una rilevazione a campione del livello della sicurezza degli istituti scolastici. Nonostante una legge del 1996 istituisca l'anagrafe dell'edilizia scolastica, c'è una fotografia ufficiale che il Ministero dovrebbe pubblicare, non esiste ancora nel 2002 alcun dato certo. Imparare Sicuri rappresenta per anni l'unica fonte di informazione sullo stato dell'edilizia scolastica, a cui Cittadinanza Attiva affianca poi un evento simbolico annuale, la Giornata Nazionale della Sicurezza Scolastica, attraverso la quale l'organizzazione vuole coinvolgere, con la collaborazione del Dipartimento della Protezione Civile, migliaia di scuole. Sono state molte le promesse, già a partire dal 2002, su investimenti mirati per la messa in sicurezza. Ma nonostante tutto, continuano a moltiplicarsi episodi che riempiono le cronache locali dei media, fino ad un altro tragico decesso, dopo altri 6 anni. Nel 2008, al liceo Darwin di Rivoli, perde la vita un ragazzo di 17 anni, Vito Scafidi. Un colpo di vento fa sbattere la porta della classe e a causa di un controsoffitto realizzato male, crolla la copertura e Vito viene colpito in pieno da un tubo di ghisa. Ed è solo per pura fortuna che nessun altro paga con la vita. Andrea Macri, un compagno di classe di Vito, perderà l'uso delle gambe. Bisognerà aspettare fino a febbraio del 2015 per arrivare a delle responsabilità precise. Vengono condannate 6 persone coinvolte a vario titolo nella realizzazione e manutenzione. Ed è proprio a Vito Scafidi che Cittadinanza Attiva decide di dedicare un premio, il premio Vito Scafidi, per le buone pratiche su sicurezza e salute a scuola. Tra rinvii, discussioni e richieste di fondi, arriviamo al 2015. Secondo i dati di Cittadinanza Attiva, lo stato di sicurezza di tante scuole nel nostro paese è ancora grave e a quasi 20 anni dalla legge che istituisce l'anagrafe dell'edilizia scolastica, i dati ufficiali ancora non ci sono. Intanto, Cittadinanza Attiva pubblica in quest'anno il suo 12° rapporto Imparare Sicuri e la situazione è ancora una volta tutt'altro che tranquillizzante. 4 edifici su 10 hanno una manutenzione carente, oltre il 70% presenta lesioni strutturali, in un caso su 3 gli interventi strutturali non vengono effettuati. Più della metà delle scuole si trova in zona a rischio sismico e 1 su 4 in zona a rischio idrogeologico. Una scuola su 3 possiede il certificato di agibilità statica, poco di più, il 35%, il certificato di agibilità igienico-sanitaria, mentre solo il 23% quello di prevenzione incendi. Nel 2014, intanto, qualcosa si muove. Sono 3 i miliardi di euro destinati alla sicurezza delle scuole e viene attivata una specifica struttura di missione per la riqualificazione dell'edilizia scolastica. Speriamo che qualcosa cambi davvero, perché andare a scuola non deve mai più rappresentare un pericolo. Guardate che bella scuola che ho!